Allora, vado a riscrivere nuovamente le relazioni che abbiamo appena dimostrato per quanto riguarda i nodi relativi, quindi la velocità di P appartenente a 3 è uguale alla velocità di P appartenente a 2 più la velocità P 3, 2 nel modo relativo. Analogamente per le accelerazioni, l'accelerazione di P appartenente a 3 è uguale a quella di P appartenente a 2 più l'accelerazione P 3, 2 più l'accelerazione di Coriolis, che è data da 2 omega di trascinamento, quindi di 2 vettore, la velocità relativa P 3, 2. Bene, queste sono le relazioni poi utili dal punto di vista pratico nell'analisi cinematica dei meccanismi. Allora passiamo subito ad analizzare un esempio e andiamo a considerare un meccanismo di questo tipo. Allora, questo lo indichiamo con A con 0, questo con A e questo lo indichiamo con O, per esempio. Allora, questo è il telaio, che è il membro 1, il membro movente 2, il pistone lo indichiamo con 3 e con 4 questo glifo, che in questo caso è un glifo oscillante. Un glifo oscillante perché la lunghezza dell'asta a 0A è minore della lunghezza del telaio, vale a dire di A0O. Quindi come conseguenza noi abbiamo un glifo oscillante. Bene, tant'è vero che la traiettoria di questo punto è una traiettoria circolare, ok? Una traiettoria circolare e quindi è una manovella, no? Perché la manovella A0A è in grado di compiere una completa rotazione. Va bene, questo è utile per la trasmissione del moto al glifo, che quindi ha di conseguenza un moto di questo tipo, quindi è un glifo oscillante. Però in questo caso interessa in particolare effettuare l'analisi cinematica di questo meccanismo. Va bene? Questo meccanismo è un meccanismo, come visto, derivato dalla catena cinematica 3RP. Ok? È diverso dal manovellismo di spinta, ha delle caratteristiche diverse, ma comunque derivato dalla stessa catena cinematica. Puntiamo l'attenzione sull'analisi cinematica di questo meccanismo. Quindi noi ipotizziamo di conoscere la velocità angolare omega 2 di questa manovella. Supponiamo che questa velocità angolare sia costante, come spesso accade, quindi immaginiamo di montare il motore qui con una velocità costante, a parte naturalmente i transitori di avviamento e di arresto. E vogliamo per esempio calcolare la velocità istantanea del glifo e analogamente, come vedremo, anche l'accelerazione. Benissimo, allora incominciamo con l'analisi delle velocità. Quindi prima di tutto andiamo a calcolare la velocità del punto A, la velocità del punto A appartenente a 2. Questa è uguale
ad omega 2 forma vettoriale per A0A. Ok? Quindi il vettore posizione di A è questo, da 0 a, e di conseguenza omega 2 è la velocità angolare, questa è antioraria, quindi è uscente dal piano della lavagna, facendo il prodotto vettoriale ci ricaviamo facilmente questo vettore. Ok? Attenzione, questa è la velocità di A appartenente a 2. Ok? Perché è il membro 2 che sta ruotando intorno ad A0. Ecco, questo è un classico esempio di applicazione di quanto abbiamo appena dimostrato, cioè per quanto riguarda i moti relativi. Perché la trasmissione del moto ora dalla manovella al pistone, dal pistone al grifo, presenta moto relativo. Ok? Perché se io vado a considerare il punto A appartenente a 3 avrà la stessa velocità, perché quello è il centro della coppia rotoidale. Ma se considero il punto A appartenente a 4 ha una velocità istantanea diversa, diversa perché esiste moto relativo, perché qui ho una coppia prismatica, va bene, che si muove in moto assoluto, cioè entrambi i membri non sono fissi, quindi rimane il moto relativo dettato dalla coppia prismatica, ma entrambi i corpi si muovono nel sistema assoluto, quindi è una situazione diversa rispetto a quella del manovellismo ordinario che abbiamo già analizzato a suo tempo. Ok, quindi se io voglio passare alla velocità di questo punto, anzi scusatemi, fatemi cambiare, indichiamo questo con 4 e questo con 3, voglio passare alla velocità dello stesso punto ritenuto appartenente al glifo, cioè 3, cosa posso scrivere? Scrivo che la velocità di A appartenente al 2 è uguale, vado a manipolare questa, quindi la V di A appartenente al 2 è uguale alla V di A appartenente al 3 più la velocità di 2 rispetto a 3, perché in questo caso ho assunto 3 come moto di trascinamento. Quindi la velocità di A 2,3. Ci siete? Naturalmente io posso scegliere questo come modo di trascinamento o questo come modo di trascinamento, quindi la posso scrivere in un senso o nell'altro, sono lì. In questo caso preferisco fare in questo modo. Va bene? E ho un'equazione vettoriale. Un'equazione vettoriale da risolvere. Possiamo risolvere in vario modo. Un modo sicuramente più intuitivo è quello basato sul metodo grafico, come abbiamo già fatto nell'applicazione dei teoremi sulle velocità e sull'accelerazione per il singolo corpo rigido. Va bene? Allora andiamo a vedere cosa conosciamo. Sicuramente come dato abbiamo la VA2 che abbiamo appena calcolato, che sarebbe rappresentata da questo vettore. Va bene? E poi andiamo a vedere che informazioni abbiamo su queste due velocità. E allora, per quanto riguarda la velocità dello stesso punto A ritenuto appartenente a 3, noi sappiamo che 3 è vincolato per il tramite di questa coppia rotoidale a ruotare intorno ad O. Giusto? Quindi sicuramente questo punto appartenente a 3 deve ruotare intorno ad O. E quindi qual è la direzione della velocità? Tangente alla traiettoria o comunque perpendicolare alla congiungente con il punto fisso. Quindi conosco questa direzione. Va bene? Sto parlando di questa velocità, di cui conosco appunto la direzione. Lo indico così per tenerlo a mente. Per quanto riguarda la velocità relativa, cioè A appartenente a 2 rispetto allo stesso punto appartenente a 3. In realtà sto ragionando in questo modo, cioè in questo modo relativo, in questo modo relativo vedete 2 rispetto a 3, quindi io posso considerare 3 come se fosse fisso, non lo è, ma nel modo relativo è come se lo fosse, va bene, e questo punto
che sarebbe poi il centro di questa, della coppia rotoidale, che cosa fa rispetto a 3? Essendo presente una coppia prismatica, quindi a guida lineare, è vincolato, non può fare altro che andare in questa direzione, giusto? Sopra, sotto, questo ancora non lo sappiamo, però si deve muovere in quella direzione lì. Perché? Perché questo è dettato dalla presenza di quella coppia prismatica, quindi dalle caratteristiche cinematiche di quel tipo di vincolo. Ok? Benissimo. Quindi anche in questo caso noi conosciamo la direzione, quindi conosco il vettore in due direzioni, possiamo appunto tracciare un diagramma delle velocità che ci porta alla soluzione. Va bene? Da dove parto? Naturalmente dal dato del problema, che è diventato il vettore velocità VA2. Quindi vado a riportare qui il vettore velocità di A appartenente a 2. Questo è il polo del mio diagramma polare delle velocità e riporto questa direzione parallelamente qui. Più o meno ci siamo, e poi la direzione della velocità relativa che è perpendicolare a questa. Quindi ho chiuso il diagramma polare delle velocità, questa è la velocità di VA appartenente a 3 e questa, con questo verso, è la velocità di A2 rispetto a 3. Va bene? Ora posso da questo ricavare naturalmente la velocità angolare istantanea del membro 3, cioè del glifo, e questa si può ricavare naturalmente dalla conoscenza di questo vettore velocità. Quindi la velocità di A appartenente a 3 diviso naturalmente la distanza rispetto al proprio centro di rotazione che ho A. Qual è il verso? Bene, se questo è il verso di A appartenente a 3, evidentemente la omega di 3 ha questo verso, giusto? Tant'è vero che se la manovella ruota in senso antiorario, analogamente il glifo ruota in senso antiorario. Va bene? Ok, e quindi per quanto riguarda le velocità, queste sono le informazioni principali che posso ottenere. Andiamo a vedere le accelerazioni. Naturalmente procediamo sulla falsa riga di quanto fatto prima, cioè prima di tutto vado a ricavare l'accelerazione di A appartenente al membro 2. Va bene? Quindi l'accelerazione di A appartenente a 2 è la seguente, è uguale all'accelerazione di A appartenente a 3 più l'accelerazione di A 2, 3 più naturalmente l'accelerazione 2 rispetto a 3 più l'accelerazione di Coriolis, che sarebbe due volte la omega 3 vettore velocità relativa a 2, 3. Va bene? Ok, allora andiamo ad analizzare anche qui questa relazione, però prima di tutto dobbiamo ricavare l'accelerazione di A appartenente a 2, ma siccome abbiamo ipotizzato che la omega 2 risulta costante in modulo, quindi omega 2 è costante in modulo, il punto A, ritenuto appartenente a 2, si muove di modo circolare ed uniforme, quindi la componente tangenziale è uguale a 0, è presente soltanto la componente normale, in forma vettoriale questa è uguale a meno omega 2 a 0 A.
meno omega 2 quadro a 0 a. Bene? Possiamo rappresentare questo vettore, accelerazione normale, faccio un colore diverso, questa è la accelerazione di A appartenente a 2, che è puramente normale, infatti diretta verso il centro di curvatura fisso che è il punto A con 0. Va bene? Quindi, ritornando a noi, questo vettore è completamente noto. Poi abbiamo allora il moto relativo di 2 rispetto a 3. 2 rispetto a 3, quindi vado a considerare 3 come se fosse fisso. Quindi questo punto è vincolato a muoversi secondo una traiettoria rettilinea, giusto? Quindi la sua accelerazione è soltanto tangenziale. Quindi di questa in generale ho due componenti, ho una componente normale ed una tangenziale, ma nel caso specifico quella normale è uguale a zero perché il vincolo è tale da garantire un moto rettilineo. Per farvi capire la differenza, se io avessi avuto per esempio un glifo fatto così, cosa possibile, no? Il discorso sarebbe stato diverso, perché nel moto relativo io ho una traiettoria curvilinea e quindi avrei avuto anche una componente normale. Va bene? Ma non è il caso che stiamo considerando noi, perché la nostra situazione è questa. Quindi rimane soltanto una componente tangenziale di cui conosco naturalmente la direzione, perché la direzione è quella dell'asse del glifo, come componente tangenziale del moto relativo. Per quanto riguarda la accelerazione di A3, quindi del moto di trascinamento, anche questa in generale presenta due componenti, una normale ed una tangenziale. Va bene? E in questo caso sono in generale diverse da zero entrambe, ok? Perché io ho un moto circolare di A appartenente a 3, ma non so se è uniforme, sicuramente non lo è. Quindi moto circolare ha sicuramente la componente normale, non uniforme avrà una componente tangenziale, quindi in generale sono presenti entrambe e sono diverse da zero. Ma per quanto riguarda la componente normale, essendo la componente normale associata alla velocità, ok? Alla velocità e alla curvatura, questa è determinabile. È determinabile, quindi possiamo dire che l'accelerazione normale di A appartenente a 3 sarà uguale in modulo alla velocità di A appartenente a 3 al quadrato diviso il raggio di curvatura, che in questo caso è OA. OA o OA3 è la stessa cosa. Va bene? Quindi posso ricavare questa accelerazione, è un'informazione importante, mentre di questa conosco soltanto la direzione. Andiamo a rappresentare questo vettore accelerazione, che è per esempio questo. Va bene? Questa è la accelerazione normale di A appartenente a 3. Che abbiamo calcolato, mentre per quanto riguarda quella tangenziale naturalmente avremo la stessa direzione della velocità di A appartenente a 3 e quindi è nota, ok? Quindi questa è completamente nota, di questa conosciamo quella normale, la direzione di quella tangenziale, di questa
quella normale uguale a 0, di questa conosciamo la direzione, andiamo a vedere l'accelerazione di Coriolì. L'accelerazione di Coriolì, essendo anch'essa legata alle velocità che abbiamo studiato in precedenza, è determinabile. È determinabile facendo quel prodotto vettoriale. Allora, una regoletta semplice per fare questo è la seguente. Prendo la velocità relativa, che è questa, la riporto qua, per esempio. Quindi questa è la velocità A2,3 che ho ricavato in direzione verso il modulo. Ho determinato anche il verso della omega 3, oltre che il modulo, lo riporto qui. Questa è la omega 3 e devo semplicemente ruotare questo vettore di 90 gradi per quanto riguarda la direzione. Ok? Questo angolo è 90 gradi. Questa è l'accelerazione di Coriolì. Come vedete è perpendicolare alla velocità relativa, questo giustifica anche il nome accelerazione di deviazione, ok? Perpendicolare. E naturalmente il modulo lo conosciamo perché lo possiamo facilmente calcolare, l'accelerazione di Coriolì è uguale a quel prodotto vettoriale, proprio il prodotto dei moduli, perché ancora una volta omega è la velocità relativa, cioè dei due fattori del prodotto vettoriale sono perpendicolari tra loro, il seno di 90 è 1, quindi questo è semplicemente il modulo uguale a 2 omega 3 la velocità a 2,3. E la direzione e verso sono date da questa regoletta o comunque sia dalla regola del prodotto vettoriale che comunque è ben nota. Va bene? Quindi anche quella è completamente determinata. Quindi siamo nelle condizioni di risolvere quest'altra relazione vettoriale inerente alle accelerazioni per completare l'analisi cinematica di questo meccanismo. Da dove parto? Naturalmente dal vettore conosciuto, lo faccio qui, quindi questo è il vettore accelerazione di A appartenente a 2 che sta al primo membro. Andiamo a vedere al secondo membro che cosa conosco. Posso rappresentare questo vettore accelerazione normale che ha, diciamo, questa direzione verso, quindi questa è l'accelerazione normale di A appartenente a 3, questo è il polo del diagramma polare delle accelerazioni. Poi ho una accelerazione di Coriolì che è questa. Per esempio, e questa accelerazione di Coriolì è perpendicolare a questa, accelerazione di Coriolì che conosco completamente come visto prima in direzione verso il modulo. E ora devo chiudere il diagramma polare dalla conoscenza della direzione della componente tangenziale dell'accelerazione di A appartenente a 3 e della direzione dell'accelerazione relativa. Va bene? Ok, e quindi le direzioni che devo andare a considerare sono le seguenti. Una è questa e l'altra è questa. Quindi questa è la componente tangenziale dell'accelerazione di A appartenente a 3 e
quest'altra, cioè questo diagramma polare, che non è in scala naturalmente, questa è l'accelerazione di A2-3. E quindi abbiamo chiuso il diagramma polare delle accelerazioni. Allora, se le proporzioni del diagramma in scala fossero queste, noi abbiamo anche questa componente dell'accelerazione che ci consente di ricavare l'alfa 3, che è uguale all'accelerazione di A appartenente a 3 tangenziale diviso la distanza rispetto al centro fisso, cioè diviso A. Questo mi consente di ricavare l'accelerazione angolare istantanea del glifo che, ripeto, per quel diagramma polare delle accelerazioni sarebbe diverso concorde con la velocità angolare. Bene? Ok, questo è un esempio pratico di applicazioni delle leggi dei moti relativi che abbiamo appena definito. Andiamo avanti e andiamo a considerare qualche altro esempio. Per esempio, andiamo a considerare una situazione analoga a questa, ma in una configurazione un po' più particolare. Un po' più particolare vuol dire, per esempio, ritenere che la manovella si trovi in una configurazione tale per cui risulta, per esempio, perpendicolare al grifo. Quindi è un istante diverso, una configurazione diversa, e noi dobbiamo naturalmente essere in grado di effettuare comunque l'analisi cinematica anche in questo caso. Va bene? Quindi questo è ancora 0A, questo è il membro 3, abbiamo detto, questo è il membro 2, 1 e il pistone 4. Questa è la traiettoria, l'asse del glifo. Ecco, vediamo un po' che cosa succede in questo caso. Immaginiamo che sia lo stesso meccanismo, però in questa configurazione estrema. Quindi, se questa è la velocità angolare omega 2, sempre costante, vediamo quali sono velocità ed accelerazione angolare istantanee del grifo in questa configurazione. Va bene? Allora, si procede allo stesso modo, salto qualche passaggio che abbiamo già analizzato prima, quindi immediatamente vado a ricavare la velocità di A appartenente a 2, che è rappresentata da questo vettore. Quindi sarebbe omega 2 vettore a 0A, e questo è il vettore velocità. A me interessa, ripeto, ricavare in questo caso la velocità angolare istantanea del glifo, e quindi applico la solita relazione. Ma come si presenta il diagramma in questo caso? Io vado a rappresentare il vettore della velocità di A appartenente a 2 in questo modo. Va bene?
Poi cosa dovrei fare? La relazione ce l'ho scritta qui, è la stessa relazione, quindi questo è completamente noto, ho la direzione di A appartenente a 3 e deve essere riportata questa direzione a partire dal polo. Ma qual è il polo in questo caso? Il polo è questo e la direzione di A appartenente a 3 della velocità, essendo questo il punto A, o scusate, questa qui è la direzione e quindi la riporto qui, va bene? Parallelamente. Vado avanti, seguendo il solito approccio, qui devo riportare la direzione della velocità nel modo relativo. Qual è la direzione? È quella dell'asse del glifo. Quindi parallelamente a questa la riporto sul diagramma, che cosa vedo? Mi accorgo subito che questa direzione è, la faccio qui a fianco, in realtà sarebbe sovrapposta, è diciamo la stessa direzione della velocità di A appartenente a 2. Ci siete? È la stessa direzione, quindi sono in realtà sovrapposte. E allora come diventa qui il diagramma? Come si chiude? Attenzione, eh? Un po' di attenzione, anche se il ragionamento è identico a quello di prima, soltanto che questo triangolo del diagramma polare in qualche modo si schiaccia. Perché? Perché questo punto va a finire qua, ok? Quindi cos'è che va a zero? Va a zero proprio la velocità di A appartenente a 3. E quindi come si chiude? Si chiude praticamente con questo vettore velocità, attenzione, verso il basso, no, non è verso il basso, ma verso l'alto, scusatemi, verso l'alto, e poi questo vettore si riduce ad un punto, quindi questo qui diventa un punto e quello rimane diretto verso l'alto, quindi questa è la velocità di A di 2, 3, e qui ho la velocità di A appartenente a 3, che è uguale a 0, si riduce ad un punto. Ci siete? Quindi tutta la velocità del punto A ritenuto appartenente a 2, quindi imposta dalla presenza del motore associato al membro 2, viene tra virgolette persa in modo relativo, cioè viene tutta assorbita dal modo relativo in quell'istante e quindi non trasmette niente, cioè il glifo in quell'istante sta fermo, ok? Come conseguenza di questo, naturalmente la velocità di A appartenente a 3 è uguale a 0 e come conseguenza la omega 3 istantanea è uguale a 0. Giusto? Perché? Perché questa è uguale alla VA3 diviso A. Ma se il numeratore è uguale a 0, naturalmente omega 3 è uguale a 0. Quindi quell'istante sta fermo. Ok? Andiamo a vedere le accelerazioni. Accelerazioni, qui abbiamo comunque lo stesso vettore accelerazione normale, quindi l'accelerazione di A appartenente a 2 e l'accelerazione di A appartenente a 3, va bene? E procedo applicando la stessa relazione, che è questa, ok? La stessa identica relazione, facendo attenzione al fatto che la configurazione del meccanismo è diversa da quella precedente, ovviamente, è un istante diverso. Va bene? E allora andiamo a vedere come fare. Questa la conosciamo perché è identica a quella di prima. Ok? Poi abbiamo l'accelerazione di A appartenente a 3 che presenta due componenti, una normale e una tangenziale, quindi abbiamo quella tangenziale di cui conosciamo soltanto la direzione, quella normale dipende dalla velocità di A appartenente a 3 che è uguale a 0 in questo caso, quindi questa qui è uguale a 0, quindi abbiamo qualcosa, quindi abbiamo che l'accelerazione
di A appartenente a 3 in generale presenta sempre una componente normale e una tangenziale, ma quella normale dipende anche dalla velocità, la velocità è uguale a 0 e quindi questa è in questo caso uguale a 0. Va bene? La componente tangenziale invece sarà probabilmente diversa da 0 e quindi di questa conosciamo la direzione, però quell'altro termine è uguale a 0. Per quanto riguarda la accelerazione di A, 2, 3, questo l'abbiamo già detto, sì, in generale presenta anch'essa due componenti, una normale e una tangenziale, ma siccome la situazione nostra non è questa, ma è questa, quindi quella normale naturalmente è uguale a 0 e ho soltanto quella tangenziale di cui conosco la direzione. La direzione qual è? È quella dell'asse del glifo, come prima. Ok? Andiamo a vedere l'accelerazione di Coriolì. L'accelerazione di Coriolì è uguale a 2 volte la omega 3 vettore, la velocità relativa a 2 rispetto a 3. Ok? E questa è diversa da 0 perché, o meglio, attenzione, è diversa da 0 questa, ma è uguale a 0 la 3, la omega 3, quindi in effetti è uguale a 0 anche questa. 0 vettore. 0 vettore vuol dire un vettore con tutte le componenti nulle. Va bene? Ed è uguale a 0 perché è uguale a 0 la velocità angolare istantanea del moto di trascinamento, cioè del glifo. Ok, con tutte queste informazioni possiamo tracciare il diagramma polare delle accelerazioni. Quindi, se questa fosse l'accelerazione di A2, e questo è il polo del diagramma polare, andiamo a vedere. Allora, abbiamo l'accelerazione di A appartenente a 3, di quella conosciamo solo la direzione, di quest'altra conosciamo soltanto la direzione, e le altre sono tutte uguali a 0. Quindi quella di Coriolì è uguale a 0, di questa ho solo la direzione, quindi è quella tangenziale, di questa c'è solo quella tangenziale e quella direzione. Quindi vado a rappresentare direttamente queste due direzioni. Ok? Quindi una direzione è quella dell'accelerazione di A appartenente a 3 tangenziale, che poi è parallela a questa. Ok? E l'altra è la direzione di A2,3, quindi nel modo relativo, che è questa. Per chiudere il poligono devo fare così. Va bene? E allora qui che cos'è che è uguale a 0? È uguale a 0 la accelerazione nel moto relativo e il poligono si chiude in questo modo. Questa di sotto in bianco è l'accelerazione tangenziale di A appartenente a 3, mentre si riduce ad un punto l'accelerazione diciamo tangenziale, ma quella normale è uguale a 0 per il fatto che la traiettoria è rettilinea, comunque di A 2, 3. Questa si riduce a un punto che è uguale a 0. In altri termini, in questa configurazione estrema del glifo, praticamente io trasmetto tutta l'accelerazione, diciamo così, perché l'accelerazione di A appartenente a 3, e 3 è il glifo, ricordo, è completamente uguale all'accelerazione di A appartenente a 2. Va bene?
E quindi di conseguenza questo ci porta a dire che l'accelerazione angolare di 3 è diversa da 0, ma oltre a essere diversa da 0 è massima in questa configurazione. Quindi va a 0 la velocità angolare, ma l'accelerazione angolare è massima. Perché? Perché è il punto estremo. Ok? Quindi il glifo fa così, quando arriva in questa configurazione, in quell'istante è nullo, ma un po' come il pendolo, se volete, no? È un punto di inversione del moto. Quindi alfa 3 sarà uguale al rapporto dell'accelerazione di A3 tangenziale diviso O. A è il verso dell'accelerazione angolare, è questo, che è alfa 3. Va bene? Ovviamente non può andare sulla destra, perché questo significherebbe dal punto di vista pratico che il meccanismo si smonta, no? Che non può andare oltre questo estremo, no? Dal punto di vista proprio dei vincoli. Quindi è naturale che raggiunta la posizione estrema poi ritorna indietro, e quindi la sua accelerazione deve essere tale da determinare un incremento di velocità angolare a tornare indietro, quindi nella corsa di ritorno. Va bene? Allora andiamo ancora avanti con questi esempi che sono molto importanti poi naturalmente negli esercizi, e per esempio consideriamo quest'altra situazione. Zero, A, continuiamo a indicare questo con A. Ecco, in questa configurazione questo meccanismo potrebbe, per esempio, dal punto di vista pratico, essere associato a quello che si chiama la croce di Malta, che è un meccanismo a moto intermittente con delle pause tra una posizione e l'altra. Questa è una rappresentazione esemplificata di una particolare configurazione, ripeto, di questo tipo di meccanismo che è noto come croce di Malta o anche meccanismo di Ginevra. Bene, allora il punto A è vincolato a ruotare in questo senso intorno al punto A con zero, e di conseguenza viene trasmesso il moto al glifo. Quindi telaio 1, questo è 2 e questo è 3. Bene? Allora, supponiamo assegnata una velocità angolare ancora una volta costante, quindi questa qui è la omega 2, costante, il che vuol dire dare anche un'informazione sull'accelerazione, cioè la alfa 2 è uguale a 0. Calcolo subito la velocità di questo punto appartenente a 2, che è questa, UA2, e naturalmente noi siamo interessati alla velocità angolare eccedente, no? Questo è un meccanismo in cui noi operiamo una trasmissione del moto, e quindi il cedente è rappresentato dal membro M3. Vogliamo sapere qual è la velocità e l'accelerazione trasmessa dal membro movente al membro cedente. E per fare questo andiamo nuovamente ad applicare queste relazioni. Bene, allora la relazione è sempre la stessa, è questa qui, e questa velocità la conosco, già determinata, conosco le direzioni di A appartenente a 3, la direzione di A della velocità di A appartenente a 3 naturalmente è questa, che è perpendicolare alla congiungente con il rispettivo centro di rotazione, mentre la direzione della velocità relativa naturalmente è quest'altra, cioè è quella
dettata dall'asse del glifo. Va bene? Allora, date queste informazioni, possiamo tracciare il poligono delle velocità, quindi questa è la velocità di A appartenente a 2, ok? Vado ad applicare quella relazione, risolvo quell'equazione vettoriale in forma grafica come abbiamo fatto fino ad ora, e quindi la direzione della velocità di A appartenente a 3, come dicevo, è questa, e la direzione della velocità relativa è quella perpendicolare, va bene? E quindi la vado a riportare qui nel diagramma volante. Quindi questo è il polo, ricordatevi che le velocità assolute fuoriescono dal polo nel diagramma polare, quelle assolute, ok? E quindi questa è praticamente la velocità di A appartenente a 3, cioè sono uguali questi vettori, va bene? Sono uguali e di conseguenza la velocità angolare istantanea di 3 sarà uguale alla velocità di A appartenente a 3 diviso OA. Qual è il verso? Devo vedere, siccome questo vettore, come dimostrato, coincide con la velocità di A appartenente a 3, naturalmente questo punto ruota intorno a questo centro fisso, che è anche centro di istantanea rotazione, ma dire istantaneo è banale perché è un punto fisso, va bene? E quindi il verso della omega 3 non può che essere questo. Bene? Ok, andiamo avanti con le accelerazioni, sempre sulla falsa riga di quanto fatto prima, solo per esercitarci. Quindi l'accelerazione è puramente normale ed è questa, questa è l'accelerazione di A appartenente a 2. L'accelerazione angolare di 2, come detto, è uguale a 0, perché stiamo ipotizzando che sia costante. Vogliamo ricavare l'accelerazione angolare di 3, cioè del membro cedente. La relazione è sempre la stessa e quindi vediamo come procedere. Allora, andiamo a riportare qui l'accelerazione di A appartenente a 3, componente normale e tangenziale, e qui in generale sono presenti entrambe, no? Perché ho una omega 3 che è diversa da 0, quindi è diversa da 0 anche l'accelerazione normale, sicuramente anche quella tangenziale. Però questa la possiamo calcolare perché è legata alle velocità, velocità che noi studiamo in precedenza, va bene? Quindi l'accelerazione normale di A appartenente a 3 sarà uguale alla velocità di A appartenente a 3 al quadrato diviso OA, essendo O anche centro di curvatura della traiettoria di A appartenente a 3, perché naturalmente la traiettoria di A appartenente a 3 è data da questo arco di circonferenza di centro O piuttosto che di centro a 0. Va bene? Ok, e conosciamo anche il modulo di questa sì, il modulo abbiamo già calcolato, ma anche direzione verso. Quindi la direzione è questa, direzione verso, quindi possiamo qualitativamente rappresentare questo vettore che è l'accelerazione normale di A 3. Ok? Dell'altra naturalmente conosco solo la direzione, in questa conosco solo la direzione. Passiamo ad analizzare il secondo termine. Il secondo termine è l'accelerazione A 2 3, e anche qui naturalmente il glifo è rettilineo, quindi è unicamente tangenziale, per cui conosco la direzione è quella dell'asse del glifo. Accelerazione di Coriolis. L'accelerazione di Coriolis sarà uguale a 2 omega 3 vettore A 2 3.
Però attenzione, perché qui da questo diagramma polare delle velocità abbiamo dedotto che la velocità a 2, 3 è uguale a 0, giusto? Perché quel vettore si riduce ad un punto nel diagramma polare della velocità, quindi questo qui è uguale a 0. Essendo questo uguale a 0, naturalmente anche l'accelerazione di Coriolis è nulla, va bene? Quindi l'accelerazione di Coriolis è anch'essa uguale a 0, 0 vettore. Abbiamo tutte le informazioni, possiamo andare a costruire il diagramma polare delle accelerazioni, va bene? Quindi questo è il vettore accelerazione di A appartenente a 2, di A appartenente a 2, riporto il vettore accelerazione normale di A appartenente a 3, che è diretto alla parte opposta, questo è il polo del nostro diagramma polare delle accelerazioni, quella di Coriolis è uguale a 0, rimangono soltanto queste due, cioè quella tangenziale di A appartenente a 3 e quella relativa. Quindi quella tangenziale di A appartenente a 3 è perpendicolare e quella relativa, quindi quella relativa a questa direzione secondo l'asse del glifo è quella tangenziale di A appartenente a 3 a questa direzione, va bene? A questa direzione. Quindi come si chiude il diagramma polare? Come vedete va verso destra, poi torna indietro con questo vettore che rappresenta la accelerazione, rappresenta la accelerazione di A 2, 3, quindi torna indietro, e questa invece si riduce ad un punto che è l'accelerazione tangenziale di A appartenente a 3, che si riduce ad un punto. Se l'accelerazione tangenziale di A appartenente a 3 si riduce ad un punto, vuol dire che la accelerazione angolare di 3 è uguale al rapporto a di 3 tangenziale diviso OA è uguale a 0. Quindi l'accelerazione angolare istantanea di 3 è uguale a 0. Alfa 3 è uguale a 0. Un po' ce l'aspettavamo, perché io qui sto trasmettendo tutta la velocità, perché la velocità relativa è 0, cioè è proprio il caso opposto di questo, perché qui non trasmetto nulla in termini di velocità ed ho l'accelerazione massima, qui trasmetto tutta la velocità perché quella relativa è uguale a 0 e naturalmente l'accelerazione angolare è uguale a 0, quindi è esattamente il caso opposto rispetto a questo, va bene? Velocità nulla, accelerazione massima, velocità massima, accelerazione nulla, ok? Questo è un altro esempio appunto di interesse applicativo. Ci fermiamo qui.